Wattai a tutti ciurmai, benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 50 like per questo nuovo video. Ho visto che il ritorno di Resident Evil ragazzi è stato accolto alla grandissima. Infatti nel precedente episodio abbiamo addirittura superato gli 80 like, per cui grazie veramente di cuore a tutti ragazzi. E ringrazio tutti quei santi poveretti che sempre stanno lì in commento a darmi dei consigli. Siete stati tutti strafelici di vedere il mio meraviglioso incontro col nuovo, a quanto pare, chiamato Mr. X. E ovviamente mi avete consigliato d'ora in avanti di fare molta attenzione, perché ovviamente il nostro nuovo amico mi seguirà praticamente ovunque, tranne nelle stanze di salvataggio, a quanto pare. E rimane però un grosso problema. Infatti Krazen e anche altri comunque mi hanno consigliato di comunque esplorare ancora la stazione di polizia prima di andare ad utilizzare la leva del Crick e tutto il resto appresso, perché ovviamente poi magari si tornerà qui molto più avanti o forse non ci si tornerà proprio, così a quanto pare mi è stato detto. Per cui oggi ragazzi farò tutto il possibile per visitare tutte le stanze, non credo, ma alcune delle stanze rimanenti qua nella stazione di polizia, per cui non perdiamo più tempo e andiamo a giocare. Se non ricordo male, noi avevamo trovato una chiavetta USB, avevamo trovato una chiave di quadri, per cui probabilmente già questi due elementi mi serviranno per trovare qualcos'altro di importante. Infatti dovremmo andare a ritrovare il computer per inserire la chiavetta USB, che non ho la minima idea di cosa ci aiuterà a fare, e la chiave di quadri ci deve servire ragazzi per entrare. Eccolo là, Dio santissimo, incominciamo proprio la grande, se ne sta andando. Ok, questa evidentemente è considerata stanza di salvataggio. A quanto pare no. Io mi chiedo, se dovessi aprire la cassa mi darà il tempo per salvare, insomma, per non salvare, per trovare, per prendere le cose che mi servono? Allora ragazzi, guardiamoci un attimo intorno. Il secondo piano, come possiamo ben vedere ragazzi, è praticamente per la maggior parte tutto rosso. Che meraviglia. Allora qua nell'ufficio Stars, chiamiamolo così, c'è il computer che ci interessa. E tra l'altro ragazzi notiamo che giusto a fianco c'è la lavanderia, che ha una porta bloccata con la serratura di quadri, per cui questa cosa potrebbe effettivamente interessarci. Insomma, questa zona qua sicuramente è quella che attualmente è di maggiore interesse, per cui direi che quella sarà la prima parte dove andremo. E dopo qua sopra ragazzi c'è la torre dell'orologio, che è accessibile purtroppo soltanto attraverso la biblioteca grazie alla leva del Crick. Io non so manco che cosa abbiamo. Allora, c'ho la chiavetta USB, mi servirebbe soltanto la chiave di quadri. C'ho la cassa qua. No, non devo salvare. Ok, faccio in tempo. Io mi auguro di sì, sinceramente. Mi auguro che questo lo blocchi un attimo. Ok, poi c'è un ingranaggio grande. Dopodiché mi avete consigliato comunque di non utilizzare le piante da sole. E che uno spray medico magari potrebbe bastarmi. Allora, devo capire dove devo andare. Con calma, con calma. Allora, devo salire. Questo è poco ma sicuro. E passare attraverso la biblioteca. Per cui, caro Leo, vedo che stai soffrendo, mi dispiace per te. Per adesso restiamo un attimo così. Oddio ragazzi, comunque essere costantemente inseguita è assolutamente un incubo. Cioè, allora, io c'ho la paura dell'essere inseguita, ve la dirò proprio così. Per cui dobbiamo passare di qua. Mi è stato consigliato di comunque provare a fare giri lunghi per provare a rallentare comunque il nostro caro amico. Qui tra l'altro c'è della polvere da sparo che a questo punto direi di prendere. Anche se, vabbè, poi in caso comunque ne combino un paio. Ok, eccoci qua. Qua c'è la lavanderia, signore e signori. Finalmente possiamo aprirla. Fatto sta che il Mr. X ci sta proprio alle costole, ragazzi. Effettivamente, polvere da sparo. Allora, visto che ci siamo ragazzi, combiniamone almeno un paio per liberarci uno slot. Effettivamente, a questo punto, cioè se trovassi della polvere da sparo migliorata sarebbe meglio, ma cioè nella lavanderia c'era solo questo. Oh merda, c'è una cassetta di sicurezza. E abbiamo finito.
Eccolo che arriva. Oddio, io non posso tollerare tutto questo, ragazzi. Non ce la posso fare. Io ve lo dico proprio così. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Ok. Siamo nell'ufficio, ragazzi. Finalmente. Il problema è che Mister X ci sta proprio alle costole. Ok, qua quindi ci serve. Ah, ecco. Ok, ci serve per sbloccare questa porta. La chiave è la porta dell'armeria. Fantastico, allora faremo in tempo. Io mi auguro sinceramente di sì. Fatto sta che lui ci stava proprio dietro, ragazzi. Quindi non so quanto tempo avremo. Oh oh oh, bella. Fatto sta che ovviamente, ragazzi, ogni arma ci occupa uno slot. Che palle grosse però. Cosa c'è qua? Lettera agli agenti Stars, ai miei cari compagni Stars. Come va in quella vecchia schifosa centrale? Il vecchio Irons vi rompe le palle come al solito? Io sono appena andato a trovare una pollastrella. Ok, vi lascio immaginare cosa è potuto succedere sotto il suo ombrellone bianco e rosso. Sì, ma no, che caspiterina ce ne frega. L'Europa è una figata, un mese non basta affatto per imparare a conoscerla. Forse prolungherò questa gitarella di altri 6 mesi. Barry, non metterti in testa di raggiungermi. Non vorrei far piangere tutte queste belle bambole, eh. Ci penso io a loro. Jill, se Claire prova a contattarti, dille che sto bene. Non era suo fratello? Chris? 29 agosto. A ci picchia. Ok, nell'armeria quindi c'era solo questo. Ragazzi, Mister X mi farà il culo a strisce. Io già ve lo dico. Ah, possiamo riprenderla la chiavetta. Oh, merda, miseria. Allora, uso uno spray medico comunque per curarmi. Però non so sinceramente se effettivamente sprecarlo adesso. Ragazzi, la chiave di quadri non serve più. Per cui a questo punto direi di scartarla e di riprendere questa. A quanto pare si può riprendere. Va bene, ma qua sarà incompleto perché non ho preso ste due cose. Qua dentro non c'è altro, ragazzi, è vero? Ho controllato bene, sembrerebbe di no. Va bene, eccolo qua. È arrivato, è arrivato, è arrivato, è arrivato, è arrivato, è arrivato. Mi ucciderà, mi ucciderà, mi ucciderà, mi ucciderà. Allora, con calma, fermi un attimo. Allora, intanto, visto che abbiamo un secondo di tempo, direi di lavorarci questa cassetta di... sicurezza. Io non mi ricordo minimamente. Allora, bisognava trovare tipo l'ordine corretto. Giusto? Ok, allora 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, dai, Ok, 1, 2, 3. 4, che culo. 1, 2, 3, 4. Niente. Ah, ce la devo fare. 5. Ecco qua, per uno, ma va a cagare. No! Ah! Ok, ecco fatto. Oh, che cosa ci sarà mai al suo interno? Con tanto di musichetta? Il tasto di ricambio, ragazzi, per gli armadietti! Oh, quindi dovremo tornare agli armadietti. Attenzione, dove stavano gli armadietti? Al piano di sotto! Ovviamente devo tornare lì! Ok, ragazzi, non ci resta che andare agli armadietti. Sì, direi proprio di sì. Il punto è che Mister X sta arrivando. E io sono nella merda nera, ragazzi. Oh, faccio in tempo a salvarmi le chiappe? Faccio in tempo? Da dove starà arrivando? Da qui o da lì? Ok, ok. Con calma, con calma. Dobbiamo ripassare da qui. Sì. Ok, 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 perfetto. Allora, dobbiamo ripassare da qua. Oddio, scusa, amico. Perfetto, perfetto, perfetto. Ok, ok. Non so come sono riuscita ad evitare il caro Mister X. Fatto sta che dobbiamo tornare agli armadietti. Per cui dovevamo passare da... possiamo passare da qua, dall'ufficio alla ovest. Perfetto. Oddio, ragazzi, sentire di continuo questi passi è una tortura, ve lo posso assicurare. Che? Ok, è uno di quei cosi. È uno di quei cosi. Calma! Minchia. Oddio, sto per morire. Ah, sto per morire, no! Dove
mi faranno riprendere. Che palle, ero riuscita così magistralmente a evitare quello stronzo. Sono abbastanza infastidita. Eccolo qua, da qua mi fa riprendere. Ma questa è sfiga, cazzo, ragazzi. Questa è sfiga proprio nera, Che palle. Vabbè, ragazzi, ci vediamo fra poco. One eternity later. Ok, ragazzi, allora, ho avuto culo perché ero al secondo piano, ma purtroppo mi sono ritrovata a Mr. X davanti, che proveniva da qui. Quindi ho fatto il giro dalle docce, sono scesa qui e quindi fortunatamente mi sono ritrovata direttamente di qua. Grandissima notizia, dove per fortuna c'è una stanza di salvataggio e siamo giusto a fianco agli armadietti, che era la cosa che ci interessava. Per cui la prima cosa che farò sarà ovviamente salvare la partita, insomma vedere un attimo di equipaggiarmi in qualche modo. Fatto sta che c'ho il tasto, c'ho la leva del crick. Sono le due cose che adesso mi interessano. Ovviamente salvo, ragazzi, ho di evitare problemi come quello di prima. Ok, partita salvata, ragazzi. Io stavo pensando che il nostro obiettivo attuale è effettivamente quello di andare nella torre dell'orologio, giusto? E se c'è un orologio, che ne so, mettiamo per esempio il Big Ben, ragazzi, è una torre di un orologio. E solitamente quegli orologi grossi in quel modo hanno degli ingranaggi, per cui probabilmente, effettivamente, questo ingranaggio che abbiamo trovato, vedete, sembra appartenere a qualche macchinario, probabilmente servirà nell'orologio. Per cui, visto che comunque dovremo andare nella torre dell'orologio, anche se penso di ripassare qua dopo essere stata nella camera degli armadietti, penso che me lo porterò appresso, ragazzi, nel dubbio. Nel dubbio penso proprio che me lo porterò appresso. Questa pistola, ragazzi, sembra essere bella potente, come piace a noi. Dopodiché di fucile non ci abbiamo più tanti colpi, purtroppo. Ok, c'ho 4 slot liberi. Direi la polvere da sparo di lasciarla un attimo qua, ragazzi, tanto non credo che troverò altre cose utili. Riorganizziamo l'inventario. Ecco fatto. Ok, ho la bellezza di 5 slot liberi. Per cui adesso, ragazzi, dobbiamo uscire. Fuori c'era pure uno zombie, tra l'altro. Ok, io non so Mr. X adesso da che parte sarà andato. Sinceramente spero di non ritrovarmelo, che mi sbarri la strada. Sinceramente cerchiamo. No, vabbè. Vattene via! Vattene via! Minchia, ragazzi, cioè, no, fra... No, fra Mr. X e tutto il resto. E qua, tra l'altro. Oddio, non ce la farò mai. Ok, quindi è il 3 questo. E quindi che cosa mancavano? 103, 203, giusto? Ok, perfetto. E 203 era quello che ci interessava, se non sbaglio. Perché dovrebbe avere tipo il borsello. Per cui fantastico, ragazzi, fantastico. E vai, corri Leo, corri. Corri, muovite, muovite Leo. Sì, sì, altri due slot, sì. Il coltello pure lo prenderei perché può esserci utile. Ah, qua c'è della polvere da sparo, tra l'altro. Prendiamola, tanto che ci frega. Con calma adesso, con calma adesso. Ok, anche qua, ragazzi, è completato. La parte di sopra comunque continua ad essere principalmente non completa, ma penso per colpa di questi oggetti, ragazzi, che non ho preso. Qua ci sono delle cartucce per fucile, potrebbero essermi utili, a cipicchia. Ok, io direi di risalire da qui allora. Sempre che Mr. X me lo permetta. Probabilmente... Oh no, questa è sfiga, ragazzi. Sta scendendo proprio dalle scale che mi servivano. Ok, ok. Io direi comunque di salvare, perché, ragazzi, cioè, in queste situazioni veramente non si può rischiare così tanto di dover rifare tutto. Ok. Sperando che intanto Mr. X scenda, perché io volevo ripassare appunto dalle docce, prendere queste cartucce per fucile. Qua ci sarebbe addirittura un lucchetto a combinazione. Tanto poi, ragazzi, è qua che dobbiamo venire, per cui passeremo dalle docce, faremo il giro lungo e rientreremo finalmente in biblioteca per poter finalmente, alla fine di tutto, utilizzare sto benedetto crick. Ma io non c'ho ancora un rullino.
Aspettate. Non sviluppato. Ah, visto che sono nella camera oscura, tanto vale utilizzarlo. Scusate, l'ho visto adesso. Armadietto 3F. Aspettate che ci faccio la foto. Perché non si sa mai. Ok, armadietto a terzo piano. Perfetto. Mi chiedo che cosa potrebbe mai contenere. Armadietto al terzo piano. Sarà questo qua, sto lucchetto a combinazione. Ma una parola mo starà a risalire, ragazzi, per andare ad aprire questa. Ah, vabbè, tanto comunque. Aspettate un attimo, magari è fattibile. Perché tanto io in biblioteca devo comunque risalire qua. E quindi prima di andare magari verso la torre dell'orologio potrei fare una capatina di qua. Però non ci scordiamo del nostro caro amico, che potrebbe renderci le cose abbastanza difficili, se no potrei continuare ad usare ste scale, tanto io devo salire qua adesso. Ah, buono, magari potrei fare una capatina rapidissima, andare di qua e scendere di qua per la biblioteca. Ok, allora facciamo così, ragazzi. Corriamo al terzo piano senza fermarci, sempre che Mister X ce lo permetta. Ok, sembrerebbe essere andato via. Ok, io... Ah! Che era? Io almeno mi auguro. Ok, continuiamo a salire, ragazzi. Continuiamo a salire. Senza... Ah! Porca zozza! No, vabbè. No, vabbè. Ditemi, provate a dirmi, ragazzi, che questa non è sfiga. Ok, sono nelle docce. Sono nelle docce! Le cartucce per il fucile, prendile! Corri, 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 corri! Oh, no, 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 no! Accidenti! Accidenti, quanto sto odiando tutto questo! Quanto sto odiando tutto questo! Questa è sfiga, ragazzi. Questa è sfiga! Perché io adesso, vabbè, devo andare di qua. Mi pare ovvio. Ma mi interessava andare a vedere cosa c'era in quel maledetto armadietto. Vabbè, non ci lasciano altra scelta, ragazzi. Per cui correrò di qua. Andrò in biblioteca. Mi dispiace, ragazzi, avete visto che la mia intenzione era buona, eh? Ok, allora. È il momento della verità, mi devo sbrigare. Perché Mister X potrebbe essere qui a momenti. Fantastico. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Leo, muoviti. Muoviti, spostiamo queste. Io non so se ci darà tempo, ragazzi, spostarle tutte, sinceramente. Mi auguro di sì. Più di così non va. Dai, Leo, dai. Forza che c'hai i muscoli tu, dai. Oh, merda, muovite, muovite, non mi far morire d'ansia, te prego. Sta arrivando! Ok, ci siamo, ragazzi. Il nostro problema effettivamente è stato risolto. No, che fai? Perché scendi? Che fai? Ok, il nostro problema effettivamente è stato risolto, ragazzi. Incredibile, ma vero, finalmente possiamo attraversare questa cosa qua, vedete, l'armadietto è qui da st'altra parte. Vabbè, direi di muoverci, di non perdere tempo. Finalmente siamo dall'altra parte. Quello che ci interessa è qui. Qui in fondo. È proprio qui. Oddio, là c'è uno zombie, c'è un caro amico. Direi di entrare. Di entrare, basta. Ok, con calma. Oh, ah, cazzo, mi sono scordata. E di che l'avevo detto, ragazzi, l'avevo detto che mi dovevo portare quel maledetto ingranaggio. Non si può essere così stupidi. Devo tornare indietro, ragazzi. Non si può essere così stupidi. Accipicchia. Mister Rob, bla bla, nel frattempo si... Ok, si minaccia di rompersi. Il supporto alla campana. Ragazzi, ma vedete che per una volta che avevo ragione. Cioè, per una volta che avevo ragione. Avevo ragione. Vabbè, questo ovviamente bisogna attivarlo. Per adesso è inutile. Ok, qua di sicuro ci sarà qualcosa. Niente, ragazzi, non ho combinato niente a causa della mia grossa stupidità. Che ci possiamo fare? Niente. Niente. Sono stupida. Vabbè, devo ripassare da lì. Il problema è Mister X. Che ci starà arrivando incontro ormai, credo, no? In qualche modo. Eccolo là, l'ho visto là in fondo, ragazzi. Quanto posso essere stupida!
Quanto! Ok, l'unica salvezza è andare nell'atrio principale. Non ho parole, ragazzi, per commentare la mia stupidità. Me l'ero pure detto! Ok, devo uscire di qua. Eccoci qua. Me devo pure sbrigare, na 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 na, eccolo qua. Ok. Per esempio, ragazzi, scusate, no, ma se combino due polveri da sparo mi crea i proiettili per questa pistola, ma creare proiettili per quest'altra pistola? Come si fa? Bella domanda. Allora, non so se portarmi qualche altra cosa, sinceramente. Magari mi porto uno spray medico e lascio questo qua. Ok, ragazzi, ce l'ho. Salviamo la partita, anche se, insomma, il percorso adesso fino alla sopra è lungo. E il nostro simpatico amico di sicuro mi farà una visitina. Minchia, sento i suoi passi dovunque, ragazzi. È insopportabile. No. Sì, ok, ci siamo. Ci siamo? Ci siamo? Eccolo qua. Perfetto. Wow. Grandioso. 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 Dove si è aperta la scala? Ah, eccola. Oh, ok. Vediamo cosa riusciamo a recuperare da qui. Se la tollera dell'orologio era così importante. Qua c'è il componente elettrico che ci serve. Attenzione. Attenzione, è lì il componente elettrico. Allora. Ingranaggio piccolo. Però qua ci si può ancora interagire. Deve pur servire a qualcosa sto ingranaggio piccolo. Serve qua, comunque, in questa stanza. Per cui devo capire dove metterlo. Magari qua. Ok, sì, perfetto, c'è sta forma qua. Meraviglioso. Ok, è iniziato a funzionare, ma se questo porta su, sopra manca qualcosa. Magari devo riutilizzare lo stesso ingranaggio. Tanto qua non serve più, giusto? Proviamo, raga. Vediamo se ho fatto la scoperta del secolo. Magari per una volta mi sono fatta arrivare a Sant'Ascanio. Vediamo un po' se ho ragione. Io mi auguro sinceramente di sì. Perché sto morendo di ansia. Allora, proviamo. Vediamo. Ok. Oh, ok. Grazie, cielo. Grazie. Grazie. Benissimo. Sono le tre. La campana sta. Non era sicura. È quello che mi serve! Spero di non doverci scrivere un rapporto. Leo, se dovessi scrivere un rapporto su tutto quello che sta succedendo qui, saresti nella cosiddetta caccapupù. Te lo dico proprio così. Ok, ragazzi. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho! Ce l'ho! E vai, e vai, e vai! Allora, con calma, ho ottenuto componente elettrico. Ci servivano sotto, giusto? Ci servivano sotto, nelle celle, se non sbaglio. Qua. Pannello di controllo porta. Esatto. Quindi devo tornare sotto. Io come diavolo ci ero arrivata, ragazzi? Al parcheggio? La zona di sotto? Non ho la minima idea. Forse mi conviene fare il giro da qua, ragazzi. Passare di qua per tornare sotto. Ah, ma qua è chiusa. Niente da fare, come non detto, stai lì, eccolo là. Ciao. Ok, c'è Mister X. Perfetto, ragazzi, mi sono messa in trappola tipo da sola. Sono un genio, oddio. Com'è cattivo, com'è cattivo, com'è cattivo! Corri, Leo! Aiuto, aiuto! Dove devo andare? Dove devo andare? Che panico, che panico. Va bene, faccio l'altro giro. Giusto vicino alla porta. Ok. Marvin. Ah, merda. Merda. Si è risvegliato da zombie. Fantastico. Oddio. Oddio. Che ansia.
Allora, forse erano le scale antincendio, non mi ricordo, a Cipicchia. Ok, ragazzi, allora, io sinceramente, proprio parlando, non ricordo come fare a scendere per tornare qua nel sotterraneo. Per cui, ovviamente, ragazzi, aspetto, i vostri suggerimenti in commento, tanto sono riuscita comunque a salvare. Ho, i due componenti elettrici, che ci servono. Appunto, per aprire insomma le porte là delle celle. Per cui, ragazzi, ovviamente aspetto i vostri consigli come sempre. Oggi non è successo chissà che, però almeno sono riuscita a trovare altre cose importanti. Per cui questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E un budoscio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!